Siamo nel quartiere Zen con Pietro Modica, in arte Duracell. Io direi anche, qualcuno lo conosce come il fischiatore. Sì. Allora, ci racconti chi è Pietro Modica? Allora, Pietro Modica è un bambino che ora è diventato un bambone. Cresciuto qua allo Zen, in questo magnifico quartiere, la gente qui mi ama, tutti mi amano, ci rispettiamo a vicenda. Duracell, dice perché Duracell? Ecco, perché ti chiamano Duracell? Sì, io mi chiamano Duracell perché sono stato sempre un ragazzo allegro, sorridente, che piace alla gente, perché fa divertire la gente. E diciamo, sono un po' schizzato, come si dice, squagliato, schizzato, però nel modo buono. Quindi non è per il fischio, noi pensavamo che no, siccome fischi molto forte, magari aveva una batteria Duracell che amplificasse il tuo. Sì, però subentra anche il fischio, perché la gente di Palermo, molta gente mi conosce dallo stadio, perché io sono un tifoso del Palermo, e allo stadio io 90 minuti di partita la faccio fischiando. Tutti... E facci sentire allo stadio come fai. Benissimo, sei diventato praticamente famoso, ormai ti fermano tutti, non solo allo Zen. Sì, sì, anche negli altri chi quartieri. Chi ti ferma? Dalla Guadagna, anche la polizia, i carabinieri. E sono orgoglioso e fiero che le forze dell'ordine sono contenti di me. Ti fermano e che ti dicono? Che vogliono farti video per suo figlio, oppure mi fanno i complimenti, mi fanno dei complimenti per quello che faccio, per i bambini, per la persona che sono io. Sono fieri di tante cose di me, perché anche fare divertire i bambini, le forze dell'ordine sono molto contenti e mi chiedono di continuare così e andare sempre avanti in questo genere che faccio io per i bambini, anche per gli adulti, che si diverte chiunque con me. Senti, ma ti chiedono i selfie? Sì, foto, dei video fischiando. Sei contento di questa notorietà improvvisa? Sì, sono contento, sia per i bambini che sono contento quando mi vedono a me affacciato dura, ce li faccio un fischio così, e anche, ripeto, per le forze dell'ordine che pensano cose buone di me. Alla fine mi fermano, possono pensare la gente quello che vogliono, ma a me non mi interessa niente. Senti, oltre a fischiare, cosa fai nella vita? Nella vita io sono un arriffatore super, il super arriffatore dello Zen. Dice, che cos'è l'arriffatore? L'arriffatore consiste che io sorteggio sia pesce, sia gratta e vinci, sia spesa, qualsiasi genere di alimenti e cose varie, per mantenermi e campare. Il tuo prossimo obiettivo che vuoi andare da Barbara D'Urso come Angela allora, da Mondello, vuoi diventare famoso, cosa vuoi fare? Allora, io famoso, diciamo... Beh, già un po' lo sei a Palermo. Sì, ma la gente è stata sempre a contatto con me, perché sono un ragazzo che quando io uscivo e non ero così virale con questo fischio, quando andavo alla bucceria, nei pub, già io ballavo, e già ero un VIP per la gente. Ora che questo fischio è andato virale, sono di più, però non voglio essere così famoso. Io, l'importante è che la gente mi rispetta, io rispetto la gente e mi amano per quello che sono. Però, c'è un però, se c'è qualcuno che mi chiama, cioè non rifiuto io, anche già ho ricevuto delle chiamate che devo fare delle inaugurazioni in certi locali, però, dico un però, se mi chiama Paolo Bonolis... No, quindi da Paolo Bonolis ci vai, da Barbara D'Urso? No, da Barbara D'Urso ci posso anche andare, però in un certo modo, perché non mi può prendere lei a me per il culo. Cioè, parliamoci chiaro, io sono uno molto furbo. Se vuole che ci vado, che mi vuole fare un'intervista, va bene, non ci sono problemi. Però l'importante è che mantenessi sui livelli. Cioè, non vuoi essere sfottuto, tra esatto, virgolette, sì, ok. Sì. Senti, so, tra l'altro mi hai detto in anteprima che vorresti aprire un canale YouTube. Lo possiamo anticipare a chi ci legge, a chi ci guarda, sì, che aprirei un canale YouTube? Sì, sì, facciamo Duracell Modica su YouTube, cercatemi che faremo ora belle cose insieme. Senti, un'ultima cosa. Sì. Intanto so che ti sei tatuato una batteria sul polpaccio, non ce la puoi fare vedere perché hai i jeans esterni. Sì, no, è un coniglio della Duracell.
sul polpaccio sinistro, però. Quindi hai personalizzato il tuo polpaccio? Sì, sì. Ti volevo fare un'ultima domanda. Riesci a fischiare con la mascherina? È attualità, quindi. Ci proviamo, vediamo. Ci abbiamo provato, dai. Ok, una canzoncina finale per i nostri amici che ci seguono. Hey! Questa è la storia di come Duracell è cambiato, capovolto sotto sopra si avvicina. Se tu vieni qui allo Zen, ti parlo di Duracell, il super... Vabbè, diciamo il super fuso dello Zen, perché io sono uno fuso di natura, però fuso nel modo che mi diverte e faccio divertire. E io mi esprimo dicendo che sono fuso. C'è nessuno che fischia più forte di te? No, allora, come fischio più forte di me, io credo che sono uno dei più forti in Europa e anche al mondo. Perché la mia dote, il mio tono che ho sul fischio è, oltre che so fischiare e fischio anche forte, io canto delle canzoni latino, napoletane, qualsiasi canzone viene richiesta e la canto tutta. E più fischio, più forte viene il fischio. Cioè, è un dono che ho che nessuno riesce a fare. Benissimo. Nelle canzoni. Mi sembra di capire che la sfida è partita. Se c'è qualcuno che sa fischiare più forte, sì, di Pietro Modica, ci mandi video. Oltre più forte, più resistenza. Che tu devi avere resistenza. Forte e resistenza. Grazie a Pietro Modica dallo Zen. Ti auguriamo tutte le migliori fortune. Grazie Ciao. Mille. Un bacione a tutta Palermo. Vi voglio bene. Alla prossima, quando sono sempre a disposizione. Un bacione a tutti, ragazzi.